La campagna vaccinale continua in modo ottimale anche a Varzi, dove presso la Casa dei Servizi Giovanni Azzaretti è stato allestito un accogliente centro a disposizione non solo degli abitanti della comunità montana, ma di tutti i cittadini lombardi che, approfittando magari di una passeggiata in alta collina, volessero provvedere alla loro immunizzazione. Questo è stato reso possibile grazie alla sensibilità dell'azienda sociosanitaria di Pavia e dell'amministrazione comunale che il 7 dicembre scorso, proprio per agevolare la popolazione altopadana, hanno stipulato la convenzione per l'apertura, inizialmente fino al 30 aprile, del centro vaccinale. Allora, la SOV è stata chiamata per aderire ed aiutare con le vaccinazioni anti-Covid e anche con le vaccinazioni anti-influenzali. Infatti abbiamo aderito subito noi tutti i volontari della SOV e stiamo tuttora aiutando. Abbiamo iniziato il 7 di dicembre del mese di dicembre scorso e abbiamo notato che c'è una buona affluenza di pazienti che vengono a vaccinarsi. Con SST siamo d'accordo sulla piattaforma di Regione Lombardia. Ci si può prenotare e noi attualmente abbiamo in media dai 140-150 vaccinazioni nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14 alle ore 20. Chi può venire al Lab di Varzi? Possono prenotarsi tutti quelli che hanno la tessera sanitaria della Regione Lombardia. Sul portale di Regione Lombardia sulle vaccinazioni, oppure telefonando al numero verde sempre di Regione Lombardia. Quindi non solo gli abitanti del comune di Varzi o della comunità No, montana. assolutamente no, perché molte persone naturalmente della comunità montana sono venute a vaccinarsi al Lab di Varzi, però abbiamo notato che sono venute e vengono tuttora persone anche dalla Lomellina, gente che è venuta addirittura da Milano a vaccinarsi qui, probabilmente bisognosa del Green Pass o di quello che poteva servirgli, si sono avvalse del Lab vaccinale di Varzi e di questo ne siamo molto molto orgogliosi. E quindi qui a Varzi si fanno tutte le vaccinazioni dalla prima alla terza. Sì, abbiamo tutti i tipi di vaccinazioni, sempre con Regione Lombardia sul portale, con l'ANSST. Abbiamo una dose, una quota minima di 10, circa 10 prime dosi ogni volta che vacciniamo e naturalmente poi i vari richiami per la seconda dose e la dose booster, che è quella che è chiamata la famosa terza dose. E quindi questa convenzione scadrà quando? Noi fino ad aprile abbiamo questa convenzione, poi speriamo che questo benedetto virus ci lasci un po' tranquilli. Comunque noi fino ad aprile andremo avanti a vaccinare nel Lab vaccinale di Varzi. E la situazione nel comune di Varzi com'è? La situazione nel comune di Varzi rispecchia, diciamo, a grandi linee tutto quello che è il resto del paese. Abbiamo dall'ultima valutazione, che risale a venerdì scorso, abbiamo attualmente 74 positivi. Questo è quello in base ai tamponi che vengono fatti, eccetera. Questa è la situazione, però sembra che, come si vede a livello nazionale, ci sia una decrescita di questa pandemia, ecco. Speriamolo almeno. Come amministrazione comunale, quindi siete soddisfatti di questo lavoro che state Sì, facendo per la popolazione? siamo molto soddisfatti, ci siamo impegnati molto, molto per riaprire questo centro vaccinale, per dar modo, ripeto, a tutti i comuni e le persone della comunità montana, senza dover spostarsi verso Valle, Voghera, Pavia, eccetera, eccetera, di venire a vaccinarsi qui al centro vaccinale di Varzi. Senza falsa modestia vi dico che abbiamo avuto ottimi, ottimi risultati.
Con il dottor Giuseppe Giuffré, responsabile igienico-sanitario, prestano volontariamente la loro opera, oltre agli aderenti alla SOV, le infermiere dell'ospedale di Varzi e i medici Piero Serra, Paolo Mazzocchi, Vittorio Gazzaniga, Carlo Varasi e Virginio Terulla.